Prego. Namaste. Dico che è un momento di forma imbarazzante, tu? Sei d'accordo? No, sì, sono d'accordo, però cerco sempre di lavorare come sempre fatto. Chiaro, mi fa piacere fare certe prestazioni così, ma è merito di tutta la squadra, perché quando la squadra gioca come stasera è più facile per noi dietro. Però sono contento, ma mi godo il momento stasera, ma da domani devo già pensare al compito. Prossimo. Qui ti chiedo come hai vissuto invece i mesi in cui magari hai giocato meno, dove sei stato messo anche in discussione, forse anche giustamente per qualche errorino in campo, e poi ti faccio anche un complimento perché ho visto veramente la volontà di andare a riprenderti questa maglia titolare con le prestazioni. Beh, sicuramente non era un bel momento, perché per noi giocatori vogliamo giocare sempre, però come ho detto prima, ho lavorato anche il doppio. Ho capito dove potevo migliorare e adesso cerco di tenermi stretto il posto. So che comunque ci sono compagni forti e quindi mi godo il momento, ma so che devo ancora migliorare tanto. Io invece ti chiedo se... Oh, scusa, stai facendo... Tranquillo, prego. Ti chiedo se da bresciano, quello che diceva anche giustamente prima Pippo, magari l'hai capito un po' di più, insomma, questi mesi, questa pressione che questa città mette, anche una squadra che sta andando bene, e se magari qualche tuo compagno di squadra ti ha chiesto, tu che sei bresciano, che la conosci questa città, perché non c'è tutto, ripeto, lasciando stare la curva che fa un tifo meraviglioso, perché non c'è tutto questo attaccamento a questa squadra, perché non viene apprezzata per quello che fa e si chiede sempre di più? Ma sinceramente non lo so, però anche i miei compagni, che comunque sono anni che girano in varie piazze, comunque sanno che Brescia è una piazza esigente. Però è una cosa bellissima, perché il tifo è sempre con noi, ci spinge. Stasera si è visto, ma anche col Frosinone, comunque abbiamo fatto il 2-2 anche grazie a loro sotto la curva. E non è un peso il fatto che questa piazza sia esigente, e niente, cerchiamo sempre di pensare a partita dopo partita e cerchiamo di ascoltare le voci all'esterno il meno possibile e di lavorare sempre. Ciao, te la chiedo perché avete vinto, comunque vi siete tolti un peso, alla fine stava diventando un peso. Sì, sinceramente stava diventando un peso, perché comunque volevamo dare una gioia ai nostri tifosi. Sappiamo che comunque per fare un campionato là sopra devi vincere anche in casa, però cercavamo sempre di guardare il lato positivo, abbiamo fatto i pareggi, chiaro, era meglio vincere, però dovevamo guardare anche il bicchiere mezzo pieno, cioè non abbiamo perso. E quindi, chiaro, iniziava a diventarci un peso perché non capivamo cosa ci fosse in casa, però finalmente siamo riusciti, siamo contenti, potevamo fare qualche gol in più per chiuderla prima, ma la cosa importante da difensore è non aver preso gol. Grazie. Come ho chiesto prima al mister, per me la differenza l'ha fatta di una prestazione splendida, l'ha fatta anche un'impostazione più rapida, partendo anche da dietro. Solitamente siete magari a volte più compassati, diciamo, quindi siete sempre partiti con un'impostazione rapida, tocchi veloci, e questo ha trovato gli spazi che solitamente non ci sono. Sì, è vero, abbiamo giocato bene sotto quell'aspetto. E l'abbiamo preparata così, l'Ascoli sapevamo come ci veniva a prendere e ci siamo riusciti a giocare bene. È chiaro, vogliamo sempre giocare bene anche col Frosinone così, però magari col Frosinone pressava più di più e quindi dovevamo forzare di più la palla in avanti, però è una cosa che cerchiamo sempre, a volte ci riesce, a volte meno, è chiaro, dobbiamo migliorare. Poi magari ti aggiungo io, lei sarà andato in vantaggio. Sì, assolutamente. Ha fatto la differenza. Assolutamente, andare in vantaggio anche col Frosinone, potevamo andare in vantaggio, secondo me si indirizzava la partita in modo diverso, o anche altre volte, magari a Cosenza, mi ricordo. Però sono dettagli, il campionato lo sapete anche voi meglio di me che è difficile, si vedono anche gli altri risultati. Bisogna avere equilibrio. Ecco, come vivete voi giocatori questo fatto del dover scendere in campo ogni 3 giorni? Cioè, c'è davvero, come dice Inzaghi, questa compattezza del gruppo che chiunque giochi si fa trovare pronto? Non c'è un po' di stress mentale, fisico? Ma penso che la partita sia per noi la cosa più bella. Chiaro, giocare ogni 3 giorni è pesante, ma secondo me è pesante per altri, cioè non può essere pesante. Quindi oggi, stasera, hanno dimostrato gente che comunque ha giocato di meno di fare il titolare.
questa è la cosa più bella, penso, per il mister, il metodo di difficoltà. Chiaro, dovrà essere bravo il mister a fare le rotazioni, ma l'importante è che ci siamo fatti trovare tutti pronti. Ok. Grazie. A voi, grazie. Buona serata.